Padre Luigi Ciannilli, al secolo Teodorico Beniamino, nasce a Serra Capriola il 7 gennaio 1924 da Nunzio Luigi e Luisa Marinelli. A 9 anni Teodorico dà una mano nei campi, si ammala di malaria, ma si salva da morte certa. Resta comunque un ragazzo discolo e si definisce il monello di Serra Capriola. Un giorno il papà, portandolo in campagna, gli dice: «Voglio o prete o a zappare la terra con me». Teodorico non vuole diventare prete perché non gli piace il colore nero. E allora il papà, passando per il convento dei Cappuccini di Serra Capriola, gli dice: «O monaco o a zappare la terra». Il ragazzo accetta. In convento incontra Fra Francesco da Torremaggiore, che diventa lo strumento di Dio per Teodorico, che si riprende fisicamente, va a scuola e si avvicina a Dio. A 12 anni, nel settembre 1936, entra in convento a Sant'Elia Pianisi. Veste l'abito religioso il 20 luglio 1941 e cambia nome in Fra Luigi Ciannilli da Serra Capriola. Professa i voti temporanei il 2 agosto 1942, li conferma con la professione perpetua il 29 novembre 1945. «Mi raccomando, preparatevi bene al sacerdozio». Con queste parole il santo di Pietrelcina si rivolge al gruppo di fraticelli studenti che a San Giovanni Rotondo lo incontrano. Tra questi, Fra Luigi Ciannilli, che il 4 marzo 1949, facendo tesoro delle parole di Padre Pio, viene ordinato presbitero. Ancora fresco di crisma presbiterale, 25enne, parte missionario per l'Eritrea. Ricorda con emozione l'abbraccio commosso di Padre Pio prima della partenza, che incontra poi nuovamente al suo ritorno dalla missione. «Mi ha cambiato l'anima», ricorda Padre Luigi. Nel 1952, tornato in provincia, viene inviato provvisoriamente a Pietrelcina, poi a Gesualdo, quindi a Campobasso, per iniziare un lungo servizio di guardiano che ha accompagnato tutta la sua vita di frate cappuccino. E proprio per questo il suo motto con i superiori è «Niente chiedere, niente rifiutare». Nel 1953 è superiore per 3 anni a Morcone, sede della casa di noviziato. Tante le bocche da sfamare in convento e Padre Luigi non si risparmia mai nell'accettare incarichi di predicazione ai 4 angoli d'Italia, felice di portare con il suo lavoro nella vigna del Signore il pane ai suoi novizi. Nel 1956 è viceparroco a San Severo. Nello stesso anno parte con le pontificie opere missionarie, prima a Carbonia, poi guardiano a Rapolla. Nel 1962 è in Svizzera per svolgere il ministero di cappellano degli emigranti. Nel gennaio del 1964, a 40 anni, è nominato guardiano del convento di Foggia Immacolata. Inizia così un periodo fecondo di apostolato tra i laici francescani appartenenti al TOF, Terzo Ordine Francescano, oggi Ordine Francescano Secolare. Gli viene chiesto di occuparsi del TOF come commissario, ovvero come assistente spirituale della fraternità del TOF della provincia religiosa. È direttore responsabile della rivista L'Amico del Terziario, allora mensile della provincia di Sant'Angelo Foggia. Nel 1979 è superiore parroco ed economo a Foggia Sant'Anna. Vi resta fino al 1985, quando i superiori lo nominano guardiano a Larino ed assistente provinciale della piccola compagnia di Sant'Elisabetta. Dopo essere stato parroco a San Severo per 3 anni, nel 1991 torna a Serra Capriola. Vi resta per 24 anni, dove nel corso dei quali è guardiano, parroco, assistente locale e provinciale dell'OFS e assistente dei piccoli araldini. All'età di quasi 75 anni, nell'autunno del 1998, terminato il suo mandato di guardiano, Padre Luigi resta a Serra Capriola e si inserisce nel nuovo progetto della provincia religiosa che realizza in quel convento, ribattezzato Convento di Padre Pio Giovane. Un centro di accoglienza del laicato dei pellegrini. In questo periodo si dedica anche a preparare delle pubblicazioni dedicate alla sua Serra Capriola, a Padre Pio e alle preghiere. Superata la soglia di 90 anni, nel 2015 accetta il lamento delle ginocchia e dei bronchi e raggiunge l'infermeria provinciale a San Giovanni Rotondo, dove comunque non vive da malato. Trascorre gli ultimi anni con il dinamismo di sempre, confessa i pellegrini, celebra l'Eucaristia e predica nel santuario finché può. Dopo un lento ma progressivo decadimento fisico-psicologico, negli ultimi mesi del 2020, Fra Luigi Ciannilli da Serra Capriola
si adagia nel sudario necessario e nobile del transito verso il cielo. È accudito amorevolmente dalle suore, dei frati e dal personale dell'infermeria, all'età di 96 anni, vola al cielo il 12 maggio 2020. Maio feso, o mio caro buon Gesù, non mi voglio.